Signori miei carissimi, ben ritrovati in questo nuovo episodio del walkthrough di Star Wars Jedi Survivor. Vabbè, abbiamo appena scoperto una parte non importante, fondamentale secondo me della storia, ma ci sono altre tante cose da capire, da scoprire. Io credo che prima o poi ci daranno una spiegazione migliore di quello che è successo all'epoca dell'Antica Repubblica. E anche non mi è chiaro bene il rapporto tra Dagan Dera, no? Lì, del, insomma, il Gera era Dagan Gera, probabilmente il Jedi, appunto, ormai non più Jedi, mi sa, dell'Antica Repubblica, e il cattivo, quello che avevamo incontrato su Kobo. Questo non l'ho capito. Ascoltiamo questo eco. Danalov doveva avvicinarci. Invece è servito solo a dividere il nostro ordine. Il consiglio può anche averti rinnegato, Dagan, ma io so chi sei veramente. Ah. Anche se tu stesso l'hai dimenticato. Riponeva tanta fiducia in lui. Almeno non ha assistito al suo passaggio al lato oscuro. Ah, piena di dolore, pur speranzosa, Santari Cree, che è quella che abbiamo conosciuto nei ricordi del droide, guardò verso l'abisso di Kobo, non sapendo che se avrebbe mai più visto il mondo che si trovava al di là di esso. Quindi lui era stato, diciamo, scomunicato, che è la parola sbagliata, dall'ordine. Ah, adesso già colleghiamo un po' meglio i puntini. E però non abbiamo invece capito chi è che ha attaccato Tanalor con quelle navicelle. Perché nell'Antica Repubblica, non so di preciso, i Sith non erano una realtà come quella che conosciamo noi. Quindi veramente non lo so. Bel difficile panorama, vero amico? Dove devo andare? Non controllare. Chissà se a magari quest'ora Grease e Bold hanno riparato la Mantis. Addirittura con le correnti di vento. Figata. Insomma, abbiamo tante domande, però intanto ci stiamo facendo largo un po' meglio. Di qua, di qua, di qua, di qua. Olè, all'interno della storia. Pozze di Necco. Controlla la Mantis. Ok. Fermiamoci un istante. Meditiamo. Meditiamo con calma. Zac, mi piacerebbe anche pian piano andare a sbloccare gli altri tutto stili pronto, di BD? Combattimento. Allora, scusi, ma io di qui ci sono già passato? No, no, questa è tutta zona nuova. Ulla. Lunga qua, eh. Allora, proviamo ad andare un attimo in giro, poi vi faccio... Ah, ok. Poi vi faccio sapere. Ah, ok, no, non capivo. Ho appena capito come ce ne andremo da qui. Ah, vuoi dirmi che mi fa domare anche questa bestiola qui? No, no, tranquillo. Calma, non ti faremo del male. Bellissimo. Olè. Così andremo più veloci. Cavalcatura Necco. Minchia, quante robe che abbiamo imparato a fare e scoperto in questa parte di gioco. Tantissime. Andiamo. In teoria questo salta da paura. E lui può tornare su anche qui. Ok. Però però la soluzione quale sarebbe? Ah, andare di qui probabilmente. Però aspetta, no, questa zona la scopro probabilmente arrivando su. Io ero nella zona sotto che ho finito di esplorare. Sì, 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 ok. Allora andiamo di qua, che prima non si poteva. Come cazzo corre? Tutto storto. Adesso. Salta, salta, voglio.
Salta, voglio. Allora, si può andare anche di là. Possiamo e proviamo. Superare quel cancello con l'aiuto del nostro nuovo amico. Esatto. Prima del cancello, adesso andiamo un attimo di qua. Sai che magari c'è una cassa. Figurati se no. Cosa mi dai? Bello, centauro, azzurro e bianco. Bello. Beh, che sarebbe anche in tinta col vestito che abbiamo adesso, tra l'altro, Ok. Quindi. Zap. Perfetto. Parcheggio perfetto. Apri. Scorciatoia sbloccata e direi che bisogna riprendere lui perché io di qua non ci vado su da solo. Su, cavasca. Andiamo. Eccoci qua. Insediamento perduto. Ma questi sono miei amici, quindi. Ok. Va bene. Guarda che posto. Questo è totalmente abbandonato, temo. Ma questo è tutto esplorabile, sta parte qua. Ustia boia. Qua c'è da perdersi in sto posto. Un cingolato del deserto, sai cosa significa? Ci sono Jawa nei paraggi. Ah, quelli che si vedono nel Mandaloriano sono quelli lì, ma anche nel primo. Cioè, nel quarto in realtà capitolo della saga. Su! Allora, per capirsi un attimo, questo è un nuovo seme, probabilmente. No? Questi semi vanno piantati nel terreno adatto. Lana spino verde di Naboo. E che ci fa una roba di Naboo qua? Allora, fammi vedere con la mappa, perché sennò mi sa che senza ci perdiamo. Io sono arrivato da qui. Però per dire qui, vedi che c'è roba da esplorare, anche se mi sembra che da di qui arrivi alla stessa maniera, se posso dire la verità. Avrei piacere di esplorare tutto lì sopra, ma non so come arrivarci di base. Allora, riposiamo pure qui. Guarda che bello questo verde. Ma scusami, posso fare, cioè, posso cambiarli come se fosse tipo. Grazie mille. Ah, sì, li posso cambiare tipo al negozio. Ok, vabbè. Allora, meditiamo. Fermiamoci. Io per adesso il punto abilità, forse l'ho già detto prima, me lo tengo per sicurezza. Bene, andiamo. Oh, vediamo se riusciamo a esplorare un po', dai. Che sicuramente c'è qualcosa nascosto qui, ma altrettanto sicuramente. Eccoli lì. Eccoli, Jawa. Forse mi danno anche qualche missione secondaria, perché ci sono gli NPC con cui puoi parlare in sto gioco. Dove andate? No, sono scappati. Manca fa così, no? Ah, ok, non aveva funzionato. Troi divari. Qui non si va. No, è lì in realtà. Non so bene dove sto andando, Sto andando proprio a Van Verona. Oh, ecco, il primo bottino di questa esplorazione. Questo mi piace molto. Viandante. Bello. Bello. Qui cos'è, una scorciatoia? Ah, perfetto. Perfetto. Ok. Quindi lì, più di lì adesso non posso andare. Quando imparerò a fare, non so se tipo il dash in avanti al volo o cosa, potrò esplorare un po' di più. Però intanto abbiamo trovato la giacca, che mi piace molto.
Anche qui manca qualche pezzo sicuramente. Però diciamo che una buona parte l'abbiamo esplorata. Ecco che la mia idea, quando si tratta della prima volta in un pianeta, non dico esplorare tutto, ma quantomeno dare una bella esplorata al mondo, ecco, mettiamola così. Poi quando avremo tutti i poteri sarà il caso di tornare, se ci tornerò con voi o da solo, questo lo vedremo, ma capiremo. Allora, ti prendo in prestito un attimo, sai. Adesso la domanda è: avanti! Devo tipo salire qui? Cos'è? Che cosa ho fatto? Ho tirato giù, ho spostato questo. Oddio, quello rosso! Bello questo, madonna mia! Prendilo subito! Sei pazzo? Bene. Bellissimo! È la parte giusta dove sto andando, non ho idea. Oh, pare che la Mantis sia tornata in azione. È la parte BD, giusta. Andiamo alla piattaforma d'atterraggio. Ma non solo. Non solo è la parte giusta, è tornata la Mantis. Si gode. Passopiani selvaggi. Ma posso... non posso combattere con la spada là sopra. Salta! Questi? Sì, in realtà. No, non gli alberi, devi tagliare la corda. Stai calmo, eh. Boni. Sì, sì, devi fare attacco rosso a qualcun altro, cretino. Ok. È un'altra di quelle camere di meditazione, eh? Coi puzzle. Centro controllo allineamento. Ma che... Non so proprio cosa sia, amico. Ma che posti si trovano guardando a caso? Cioè, vabbè. Oh, cazzo. Questa è l'arena di un boss facile, proprio. Intanto dammi questo, va. Notevole. Allora è questo il tuo regno. Lavoro con molti scienziati di talento. Nessuno ha il tuo talento, Santari. Eppure siamo a un punto morto. Forse tu mi porterai la fortuna di cui ho tanto bisogno. Ah, ma queste robe sono importanti però, perché sono dialoghi secondari, ma comunque tra i nostri due protagonisti. Non male per una struttura abbandonata. Sto guardando esattamente. Non lo so, ragazzi, sono stupido probabilmente, io non ci arrivo e mi sto incazzando. Se sapete dirmi, se avete un'idea di come risolvere questo puzzle, siete benvenuti nei commenti. Penso che forse serva a sbloccare qualcos'altro, perché le luci sotto diventano blu e così si possa fermarli con la forza quando tutti i pezzi dorati sono sulla stessa riga, no? Vedi adesso, tipo. Però se le luci sono rosse e non arriva la forza fino là, non credo di potermi inventare le robe, eh. Torniamo alla Mantis a questo punto, ragazzi, dai. Oh, guarda quello che mi dà. Maledetto. I frammenti, ma devo prenderlo perché mi dà i frammenti. Avamposto di meta promessa, eccomi. Ah, vedi che l'hangar, avevo detto io, serviva a far atterrare la Mantis. Quello che avevamo visto nello scorso episodio. Torniamo da Grisebud. Dobbiamo raccontargli tutto. E per tutto si intende un fracasso di roba, tra l'altro. Ok, questa c'è, qui c'è la missione secondaria, tutta un'area inesplorata. Anche qui c'è un pezzo inesplorato. Boh, qua ce n'è di roba da guardare. Ce n'è di roba
mi sono fatto prendere dalla voglia di esplorare, ovviamente, perché questo gioco è una malattia. Che cos'è? Ascensore da carico che sarà bloccato probabilmente. No, ho sbagliato tasto. Devo trovare un altro sistema. Figurati. Com'è che ti chiami tu? Se devo portarti rancore, devo almeno sapere il tuo nome. Io sono Cal, lui è BD1. La mia vecchia mi ha chiamato Scuba Steb. Sono Scuba, il pescatore. Al Salon di Pailun c'è una vasca per i pesci che potrebbe interessarti. Il Salon di Pailun? Quella pozza torbida e maleodorante giù nella valle? Ah, va bene. Come non dico? D'accordo, se proprio insisti. Vediamoci al Salon e forse butterò un occhio su quella vasca. Ok, abbiamo reclutato un altro essere parecchio particolare. Ma pensa a te. Cioè, ma sott'acqua devi andare a cercare le robe. Vabbè, Dio buono, ma mi sembra anche un po' too much. Pomo pazienza. Va bene. Vediamo cosa c'è più avanti, amico. Respira. Andiamo, amico. Occhi aperti, soldato. Un intruso. Apriamo il fuoco. Spariamogli. Negativo. Questo campo di forza può resistere a tutto ciò che gli abitanti ci tirano addosso. Accesso vietato. Sparisci, feccia. Sono di passaggio, agente. Ah, niente che non sia fatto di duracciaio passerà da questa parete laser. Armi pronte, signore. Spariamogli prima che si faccia strane idee. Negativo. Abbiamo i nostri ordini. Sicuro di non poter fare un'eccezione? La senti, feccia? È aria imperiale quella che stai respirando. Quindi stai indietro prima che scordi i miei ordini per scoprire se sei davvero un duro. Perché non abbassi lo scudo e lo scopriamo? È un tentativo, Venne. Abbasserai lo scudo. Io... Ti ho già mostrato la mia autorizzazione. Sì, mi hai già mostrato la tua autorizzazione. Signore? TK783 a comando. Abbassare lo scudo. Cosa? Bellissimo. Bellissimo. Ma non mettere controlli droni della sicurezza sede KX danneggiati. Ma guarda che robe che si scoprono andando semplicemente in giro qua. Ok. Tanta roba, ragazzi, tanta roba. Tanta roba. Vabbè, sto gioco va preso così, cioè facile. Purtroppo... Pensa alle ricompense, Shana, avanti! Va bene. Purtroppo, cioè, non... Se tiri dritto per la storia, sto gioco, secondo me, lo stai giocando male. Non è quello il senso. Bisogna andare a esplorare, bisogna andare a scoprire queste cose. E anche perché poi il gioco ti premia, come vedete. Quindi, bisogna. Anche se magari ci mettiamo un po' di più a fare gli episodi, anche se vengono tutti episodi lunghi, ma boh, quello in realtà chi se ne frega, tocca, ragazzi. Salve, chi è? Ho chiuso il passaggio. Mi dispiace. Addio. Bomba improvvisata. E tu chi sei? Un volto nuovo. Chi sei? Ma chi sei io tu? Io sono Cal. Lui è BD1.
Sei qui per soccorrerci? Eravamo in esplorazione. Da quant'è che sei qui? Siamo rimasti intrappolati qui sotto per almeno un ciclo standard, forse più. Siamo? Ah, giusto. Ora sono sola. Da un po' di tempo ormai. Ma adesso hai aperto un varco. I predoni non ci sono più. Ce ne siamo sbarazzati. Dovresti andare prima che ne arrivino altri. Sì, farò ritorno all'avamposto di Metro Promessa. Noi avevamo un domicilio lì. Mi auguro di rivederti. Arruolato, reclutato anche il drone. Droide, perché drone ogni volta? Cosa fa questo droide? Non ho idea. Però, boh. Guarda dove cazzo ci stiamo ficcando. Ma cos'è sto posto? Caverna. Qui sotto c'è un odore pungente. E quello, scusa? Ok. Caverne di Ponchi. Va bene. Un altro bel scheletro. Dio mio. Cadavere abbandonato. Benissimo. Ah, vuoi dirmi che quel montacarichi che stavamo guardando... I comandi saranno altrove. No. No, no, non c'entra. Pensavo fosse un giro incredibile per quella roba là, e invece no. No, ma dai, non dirmi che... Affidatevi alla programmazione. Droidi. Trappole esplosive dei predoni. Che cazzo, i droidi kamikaze, mo? Non penso di poterlo spostare. No, tutta sta strada per rimanere bloccati qua... Manca fa così, però, dai. Sono tornato al volo anche al saloon, perché dovremmo avere un po' di nuovi personaggi, un po' di nuove conversazioni disponibili, visto che abbiamo portato qui un po' di gente, in teoria. Argon? Spiacere. Ehi, Monk. Cosa posso fare per te? In giro si dice che ci siano un artista errante e un droide DJ provenienti dai mondi del nucleo, qui su Kobo. Non è ciò che pensavo di sentirti dire. Sai perché si trovano lì? Sono saliti sull'altopiano della valle per campionare i suoni della natura selvaggia. I rumori della natura selvaggia possono provenire da creature letali. Non si può fare musica se si è morti. Certo che no. Andrò a cercarli. Lo sospettavo. Ok, ok, queste sono tutte missioni secondarie. Figata. Ok, ottimo. Oh, ciao, sei tu. Ti ho visto sfrecciare nella foresta. Ti ricordi di me? Sì, mi ricordo. Sono Toa, una storica. Improprio di questi tempi. Cal, anch'io sono improprio. Hai in programma altre uscite? Certo, è la mia prima volta oltre l'orlo intermedio, ma ho già capito che questo posto è un tesoro. Secoli fa, la gente moriva dalla voglia di farsi una nuova vita sulla frontiera e non potevano scegliere un mondo più vivace. Vivace, eh? Ehi, avvisami se trovi altre camere come quella, va bene? Certo. Va bene. E il tizietto che abbiamo incontrato Eccolo, guardalo, guardalo che passa! Ma che... Vabbè, ok, vedi che serve fare quelle robe lì comunque. Probabilmente qui dovremmo andare a cercare i membri di quella band per fare tipo la musica. Spero si possa mettere quella della cantina. Il giardino sul tetto. È scoperto il giardino sul tetto del saloon di Pailun, dove puoi piantare i semi scoperti durante il viaggio. La tua collezione di semi... Vabbè, spazio richiesto. Non male, amico. Qui è... Ma dai, ma quante robe ci sono a caso qua dentro? Cioè, lotto piccolo. Boh, mettici qua questo, va bene. Ah no, ok, si può spostare. Allora mettilo qui. Piantiamolo qui.
Perfetto. Ma che cazzo. Guarda quanta roba c'è. Specie scoperte 2 di 10, colori scoperti 2,50, semi scoperti 19 di 1088. What the f... Ah, che ci riporta qui della Mantis. Vabbè, mi sembra un segno di finirla coi giri e andare a vedere come si sviluppa la cosa qui. Poi ovviamente ci dobbiamo tornare qui, ma penso che anche con la storia probabilmente ci torneremo in questo pianeta. Quindi insomma non serve neanche troppo spaccarsi in due. Ah, però vediamo se quelle banche dati che ho trovato magari... Zeta, sembri nuova. Confermo, quel barista meccanico ha un talento naturale. Aggiornami, hai trovato la chiave per Tanalor? È complicato. La troveremo. Monk mi ha raccontato tutto ciò che mi sono persa. Non oso pensare quanto la caduta dell'Ordine Jedi sia stata traumatica per te. Abbiamo avuto entrambi le nostre difficoltà, ma dobbiamo perseverare, giusto, Cal? Vedi forse delle alternative? Hai ragione. La mia mental coach è diventata lei. C'è spazio anche per te. Non posso accettare, ma se hai bisogno di consigli mi troverai al saloon. No, io speravo venisse con noi. È stata una grande fortuna averti incontrato, Cal Kestis. Ma... piacere mio. Ma scusami, la nostra direzione adesso qual è? Però ho trovato qualcosa. Ah sì, un altro holocron. Un Jedi, uno dell'Alta Repubblica, preservato nel Bacta da Ganghera. L'ho liberato. Che è successo? Mi ha attaccato, poi è fuggito con i predoni del caos. È lui che stavano cercando. Dice che l'hanno tradito. È passato al lato oscuro. Tu stai bene, ragazzo? Tanalor. Esiste, Chris. È nascosto nell'abisso. Oh, ma non è possibile! L'abisso ingoia qualsiasi nave si avvicini! La Repubblica ha trovato un modo secoli fa. A questo serve il meccanismo nella foresta. Un mondo nascosto che nessuno raggiunge da secoli. Attraversando l'abisso si potrebbe... sparire. Del tutto. Niente predoni o cacciatori di taglie. O impero galattico. Non vorrei correre troppo, ma a me sembra proprio un posto da poter chiamare casa. Già. Così sembra. Metti giù quel piede. Bene, io me ne torno alla taverna. Sai, Gris, ci servirebbe un pilota. Non saprei, e vedi, te la cavi bene da solo. Basterebbe dare una pulita a quella pelle potolli ogni nessuno tanto. Nessuno conosce la Mantis come te, nessuno di noi. E dai, su. Oh, Cal, mi dispiace. Non sono più quello di un tempo. Non riesco neanche a reggere le carte in mano. So che le cose sono cambiate molto, ma non ce la farei senza di te. Lo pensi veramente? Sì. Beh, ecco, forse potrei affidare a Monk la gestione del saloon. Bravo, Grisi. Bene. Ci stai? Non potrai guadagnare molti crediti. Cal, questo vale molto di più. Immagina, non dovremo più scappare. Un posto sicuro per noi e per chi amiamo. Ma io non vorrei dire, ma... se i mondi Jedi perduti, è Sir. Jedi! Era ora che ti decidessi finalmente a farle visita. Bene, preparo qualcosa da mangiare e poi partiamo. Ma stiamo riunendo la banda, quindi... novità all'avamposto. Non dimenticate di visitare Doma per scambiare i minerali rari che hai trovato. L'ho già fatto. Negozio di Zeta sbloccato. Ah, qui puoi spendere i dischi dati dell'Alta Repubblica. Oh, ecco, ecco a cosa servono. È il giardino, ok. Jedda.
andiamo a fare la gara di Formula 1? Guarda se non è bella questo nuovo disegno della spada laser Diligenza. Manca solo un pezzo, purtroppo, che vedi che la Elsa sinistra è leggermente diversa da quella destra, ma è bellissima. E in teoria ho anche nuovi materiali, no? Che qui avrei l'acciaio più... Però mi piaceva come era prima, devo dire la verità. Allora, io direi che dopo aver modificato leggermente Kale tutto quanto... Allora, questa posso aprire la mappa del pianeta proprio, no? Sì, sì, boh. Vedete che qui abbiamo missioni secondarie, abbiamo cose ancora da esplorare, ma la maggior parte di quelle rosse devo dire che sono bloccate per adesso, non parti che dobbiamo ancora esplorare. Sì, c'è qualcosa tipo qui, questa zona qui dietro, probabilmente questa qui in mezzo, ma forse sembra bloccata, insomma... Chiaro, dobbiamo fare ancora un po' di lavoro, ma ripeto, tanto ci torniamo sicuramente in un altro momento della storia su questo pianeta, il nostro hub, figurati. Andiamo su Jeddah, allora. A tutta velocità verso Jeddah! Deve essere bello tornare ai comandi dopo tanto tempo. Già, dovrò rifarci l'abitudine. Mai stato su Jeddah. Andremo in città? No, da quel che ne so, Sir si è rintanata nel deserto con degli eremiti chiamati Anacoreti. Non sembra una compagnia molto allegra. Riceviamo un segnale da Jeddah. Beh, Sir, l'ho avvertita in anticipo della nostra visita. Te la passo sull'oloproiettore. Oh, va bene. Me la passi sull'oloproiettore. Che è dove, scusami? Usa... Ah, ecco, mi pareva fosse qui, ok. Cal Kestis, è un onore. Sì, salve. C'è Sir lì. Attendiamo con ansia il tuo arrivo. Purtroppo qui imperversa una tempesta di sabbia. È troppo pericoloso far atterrare la tua nave. Come farò a raggiungervi? La maestra Jeddah ha preparato una scorta che ti condurrà da noi. Ma manda qualcun altro. Trasmetterò le coordinate dell'incontro al tuo pilota. Sì, ricevuto. Sbarca con prudenza. Sono state viste delle pattuglie imperiali nel deserto. Oh. Grazie per l'avvertimento. Se questa cosa mi puzza. Se questa cosa mi puzza. Mi fanno venire i brividi. Chissà che razza di strambo ti manderanno incontro. E c'è anche l'impero. Non è l'accoglienza che volevo. Gli Anacoreti di Narkis. A Jeddah c'eravamo mai stati nel primo gioco? Penso proprio di no. Così a memoria, Penso proprio di no. Incontra il contatto di Sir. Beh, ragazzi, io vi direi che ci salutiamo qui. Non so bene quanto sarà durato questo episodio perché ho esplorato molto. Intanto, come vedete, ho cambiato un po' il look di Cal e di BD per essere in tinta su questo blu barra azzurro. Ho esplorato tanto, quindi non so quanto ho ottenuto, però comunque abbiamo fatto anche pezzi di storia abbastanza importanti. Ci rivediamo domani col prossimo episodio a questo punto. Vediamo se magari posso anche tornare indietro e già andare a esplorare là, oppure ci concentriamo qui, insomma, non lo so, vediamo. Grazie per il supporto come sempre, alla prossima, boys!